Ultimamente stanno venendo fuori delle indiscrezioni giornalistiche secondo le quali anche Bush non era poi così contento di avere Berlusconi a fianco, non era poi quell'estimatore che il Presidente del Consiglio aveva abituato, in particolare il suo elettorato, a credere invece di esserlo. Non ha mai convinto noi perché siamo sempre stati, per fortuna, molto critici, non a priori, ma sempre a posteriori nei confronti del Premier, critici per le cose che faceva, per le cose che non faceva e diceva di voler fare o addirittura di aver fatto senza ancora averle fatte, e quindi ormai conoscevamo la persona e il personaggio e sapevamo che non dovevamo credere a quello che diceva. Però purtroppo molti ci hanno creduto e ora dovrebbero appunto ricredersi e dire: ma insomma, ci ha preso in giro anche noi perché ci ha fatto credere che Bush lo stimasse e poi in realtà non era così. Quindi nessuna sorpresa che non lo stimi Obama, del resto nemmeno la regina d'Inghilterra andava pazza per lui, perché se vi ricordate quando cominciò a urlare nella sala Mister Obama, la regina d'Inghilterra disse: ma chi è questo qua che urla in questo modo? Quindi, come al solito, così, insomma, chiaramente i suoi media e i suoi giornalisti vassalli si sono ben guardati dall'evidenziare queste brutte figure di merda che ci ha fatto fare a livello planetario. Però, per fortuna, esistono anche giornalisti non servi, non vassalli, che invece l'hanno evidenziate e l'hanno portate a conoscenza di tutti gli italiani. E anche di questo bisogna ringraziare o mettere nel conto a questo Presidente del Consiglio.